Mi sembra di capire, Ministro, benvenuto, che uno dei punti sia l'agenda Sud, quindi poi qui c'è anche una sindaca, presidente di ANCI Calabria, che magari può anche commentare quello che ascolta qui. Prego, si accomodi, qui. Serve un microfono forse, che non l'abbiamo portato, quindi introduco io intanto Ministro dell'Istruzione e del Merito. Ogni volta che dico del merito aggiungo sotto speriamo, perché vorremmo così essere. Allora, partiamo con l'agenda Sud. È stato a Caivano, mi sembra recentemente, Caivano lo cito perché è diventato, ahimè, il simbolo triste di un certo tipo di degrado. Poi ovviamente perdonatemi perché vado per luoghi comuni, ma insomma quando si va per luoghi comuni, no, non si è mai ficcanti nelle definizioni, però mi sembra di aver capito che c'è un piano per tutta l'istruzione al sud, che soffre, come sappiamo, di dispersione scolastica e anche di mancato efficientamento delle strutture. La sindaca prima ci ricordava che ha costruito una scuola completamente green spendendo lo stesso che avrebbe speso con una scuola, diciamo, tradizionale, normale. Ci racconti qualcosa sull'agenda Sud? Innanzitutto, agenda Sud. Quanti soldi, quanti stanziamenti, che prospettive? Certo, agenda Sud parte dalla considerazione della realtà, cioè da tutte le indagini, OCSE, Invalsi e quant'altro, che stanno a testimoniare un'Italia spaccata in due. Noi riteniamo che sia inaccettabile moralmente questa situazione, che penalizza migliaia e migliaia di giovani che devono avere le stesse opportunità formative e quindi lavorative di ragazzi che vivono in aree più avvantaggiate. Quindi un investimento di 325 milioni di euro su innanzitutto 2.000 scuole elementari del Mezzogiorno, ma poi abbiamo individuato, grazie ad Invalsi, 245 scuole a maggiore rischio di dispersione, su cui facciamo per la prima volta una serie di interventi in 10 punti, che tra l'altro alcuni interventi, un intervento in particolare, vede coinvolti anche gli enti locali e le regioni, cioè quello della localizzazione in aree dove si può generare forte sviluppo, perché ci sono delle realtà che possono, sebbene assecondate da un insediamento anche scolastico significativo, esplodere come sviluppo. Dicevo, 10 interventi per portare più insegnanti, per aprire le scuole al territorio, per estendere il tempo pieno, per formare specificamente i docenti che devono affrontare realtà particolarmente disagiate, con l'accompagnamento dei tecnici di Indire e di Invalsi, che andranno proprio sul territorio a formare, ad aiutare, a sviluppare forme di didattica sempre più innovative. Un investimento anche per azioni sociali e di supporto psicologico, per far sì che i ragazzi vengano a scuola, perché in certi comuni, in certe realtà, anche di questo ovviamente noi abbiamo bisogno, portare i ragazzi a scuola. E quindi un intervento che vedrà fra l'altro stanziamenti per attività sportive, quindi palestre, e che va ad assecondare il grosso intervento che stiamo facendo anche come attuazione del PNRR. Agenda Sud è la prima grande sfida che noi vogliamo lanciare in modo organizzato. Siccome siamo riusciti ad ottenere dalla Commissione europea per il prossimo piano PON 1 miliardo in più rispetto a quello precedente, vogliamo poi estendere anche alle scuole questa serie di interventi, alle scuole situate nelle periferie più problematiche delle città del nord e del centro Italia, questi interventi proprio per una lotta forte nei confronti della dispersione scolastica. Perché è importante questo per il territorio? È evidente, ma è importante anche alla luce di una concezione in parte nuova di scuola, cioè come scuola capaci di moltiplicare lo sviluppo del territorio e quindi in una visione fortemente sinergica con le autonomie locali e con le zone, le aree, i quartieri in cui le scuole sono insediate. Perché bisogna partire proprio da lì, insomma, la frase che sembra retorica, ma si parte sempre dalla scuola per migliorare le condizioni socioculturali di una comunità. E, mi ricollego con questo per il piano per l'edilizia scolastica, perché immagino che, ecco, è ricompreso anche al sud, ma riguarda anche il PNRR. Riguarda anche dei fondi PNRR, leggo, per 2 miliardi di euro. Quante
che devi essere fatti, quante scuole nuove, adesso banalizzo, però così un po' di dati. Noi abbiamo interventi per una riqualificazione di ben 7.739 scuole, quindi quasi il 20% dell'intero patrimonio scolastico italiano. Abbiamo aggiunto ai 3 miliardi e 9 del PNRR 1 miliardo e 200 milioni di euro di fondi nostri, fondi ministeriali, quindi con un pacchetto di interventi a cui poi si aggiungono altri 1 miliardo e 100 milioni di euro per nuove scuole, veramente importante, veramente significativo. Quanta attenzione alle energie rinnovabili, ad esempio, in questa riqualificazione? Su questo... Quanti pannelli solari? Su questo ne parlavo prima anche con il Presidente De Caro. Noi vorremmo, stiamo avviando una serie di studi, riflessioni su come estendere, utilizzare per le scuole il project financing. Per esempio cito una testimonianza molto interessante: l'Università di Torino nel Polo di Grugliasco la sta costruendo con il project financing. L'Ordine degli Ingegneri di Milano ha immaginato delle ipotesi di intervento su alcune scuole della provincia di Milano utilizzando il project financing. È estremamente, soprattutto utilizzando il tema dell'efficientamento energetico, potrebbe consentire investimenti importanti nella riqualificazione, nella costruzione di nuove scuole, nella riqualificazione di quelle esistenti, con un abbattimento dei costi particolarmente significativi per la parte pubblica. Credo che questo sia anche un modo per sviluppare quella collaborazione pubblico-privato in cui io credo particolarmente. E per capirci, un privato può finanziare la messa privato a terra, costruire o riqualifica, e poi avrà diritto a una serie di appalti, cioè di e poi commesse. Avrà la gestione di una serie di servizi, innanzitutto per esempio proprio quello della fornitura energetica, ma anche le mense o cose del genere, le mense, le ristrutturazioni, come tecnicamente le come si fa, cioè come li scegli i privati tecnicamente? Perché si tratta di privati che gestiscono Global Service e che ovviamente sulla base di gare d'appalto, così come questa legge, per capire se è uno strumento nuovo, volevo capire come veniva effettivamente organizzato. E però poi gestiranno successivamente una serie di servizi e che fra l'altro proprio sul discorso dell'efficientamento energetico possono avere, come dire, fornire energia con costi minori. E quindi possono anche avere un utile economico e un ritorno economico, ma investono e mettono loro le risorse. Ecco, sì, diciamo che su questo, perché sul tema dei privati nelle scuole, no, c'è un dibattito ideale ideologico da sempre, no? Perché si citano le scuole americane nella quale arrivano gli sponsor, nelle quali appunto si creano consumatori e non cittadini. Ma noi abbiamo creato addirittura una direzione generale al Ministero proprio per favorire l'incontro fra scuole e imprese, e cioè fra i bisogni delle scuole e le disponibilità delle imprese, perché ci sono molte imprese che sono disponibili a investire nelle scuole e però ovviamente chiedono anche un percorso formativo che sia coerente con le esigenze del territorio, le esigenze di sviluppo del territorio. E questo non può essere un po' rischioso per la scuola pubblica? Assolutamente no, perché è la scuola che decide. La scuola può avere anche delle necessità, investimento in laboratori, investimento in efficientamenti di strutture scolastiche o anche finanziamento di progetti, e può decidere di, come dire, incontrare le esigenze dell'impresa con, non solo, ma abbiamo anche previsto un fondo perequativo da destinare agli interventi nelle scuole del Mezzogiorno, in particolare per quelle aree che magari hanno minori possibilità di un supporto imprenditoriale. Cosa c'è per gli stipendi dei professori, dei docenti in generale in finanziaria? In un paese che ha i stipendi più bassi d'Europa, va detto. Certo, nella finanziaria si prosegue quel discorso di investimento sugli stipendi dei docenti. Noi abbiamo chiuso lo scorso novembre un contratto che era da anni che era in stand-by, abbiamo chiuso con il maggior aumento stipendiale, sino a lì 124 euro solo per i docenti al mese in più. Oggi ci sono
5 miliardi di euro per il personale statale, una parte importante di queste risorse e quindi una parte superiore rispetto a quello stanziato nel precedente contratto è destinato al personale della scuola. Con dicembre noi contiamo di far avere già un anticipo, a questo si aggiunge il taglio del cuneo fiscale, quindi prevedo investimenti, prevedo fondi significativi per gli stipendi del personale della scuola. Anche questo credo che sia una testimonianza di attenzione, perché l'autorevolezza dei docenti passa anche da un recupero del potere d'acquisto dei loro stipendi. Grazie Ministro, buon lavoro. Ma volevo dare però qualche notizia anche sugli asili, perché forse interessa e può interessare direttamente ai sindaci. Allora volevo anche ci sono io per negarglielo, comunicare che il 6 di novembre partirà questo sportello a disposizione degli enti locali, proprio per accompagnare, per rispondere ai comuni per quanto riguarda il piano di investimenti sugli asili e quindi per tutte le esigenze tecniche di supporto e di consulenza ci sarà questo sportello. Poi domani firmiamo un decreto di attribuzione di 4 milioni di euro che contiamo anche di incrementare per affitti laddove si tratti di costruzioni di scuole nuove, quindi è evidente che per garantire la continuità didattica noi dobbiamo consentire la prosecuzione delle lezioni in altre sedi. Voglio anche aggiungere che abbiamo già avuto il consenso informale da parte della Commissione europea per riammettere tutte le aggiudicazioni fatte anche dopo il 30 di giugno, ci sono aggiudicazioni che sono state fatte dopo il 30 di giugno che rischiavano di non essere ammesse. E voglio anche aggiungere che abbiamo previsto con norma il riutilizzo delle economie di gara e delle varianti in corso d'opera, su cui stiamo ora facendo una verifica, ma anche questa era una richiesta dei comuni e qua c'è stata una risposta. E infine posso anche dire che la straordinaria collaborazione, ringrazio il Presidente De Caro come ringrazio tutti i sindaci e tutti ovviamente anche i presidenti di provincia, la straordinaria collaborazione con gli enti locali ha consentito nel decreto di febbraio di introdurre quelle norme di semplificazione che ci hanno permesso di arrivare al 30 giugno con il circa il 92% di aggiudicazioni. Vi cito soltanto due dati. Mentre i tempi per le aggiudicazioni prima erano per gli appalti sotto un milione di euro di 4 anni e sopra di 5 anni, sono scesi a 7 mesi e a 9 mesi. Quindi pensate che straordinario vantaggio quell'insieme di semplificazioni ha prodotto. L'altra cosa particolarmente significativa è che grazie all'intervento di Invitalia il 15% delle aggiudicazioni è stato fatto proprio da Invitalia e anche questo ha consentito soprattutto per i piccoli comuni di poter come dire, utilizzare una struttura molto solida e organizzata che ha consentito di raggiungere quel target che altrimenti la Commissione europea ovviamente non avrebbe giudicato positivamente. Ce lo raccontava l'amministratore delegato prima. Grazie davvero Ministro, buon lavoro. Buon lavoro.